Salve a tutti, eccomi di nuovo qua carissimi amici. In questo nuovo video vedremo come sostituire il mandrino di un trapano. Eccolo qua. La prima cosa da fare è quella di aprirlo completamente per inserirci all'interno un cacciavite a croce per svitare la vite che lo tiene fissato. Fate attenzione, per svitare non dobbiamo girare il cacciavite in senso antiorario come si fa comunemente per qualsiasi vite o perno, ma dobbiamo girarlo invece in senso orario come mostra la freccia gialla, eccola. Questo è un accorgimento che viene usato sulle viti di fissaggio del mandrino per evitare che questo si sviti durante il normale funzionamento del trapano. Di solito tutti i trapani hanno un pulsante che serve per bloccare la rotazione dell'albero motore sul quale è installato il mandrino. Eccolo qua. Noi lo premiamo con forza e cerchiamo di svitare il mandrino a mano. Bene, come vedete è stato rimosso. Ora andremo ad installare il nuovo. Eccolo qua. Noterete che è corredato di una chiave che serve per azionarlo. Quindi la toglieremo. Questa è la chiave. Ora apriremo tutto il mandrino in questo modo per infilare dentro un cacciavite a croce. Ecco, dobbiamo svitare la vite qua dentro che tiene fissato questo alberino. Qua dentro infileremo il cacciavite a croce e gireremo in senso orario, come abbiamo fatto prima per rimuovere il vecchio mandrino. L'alberino che stiamo togliendo è un attacco rapido SDS che su questo trapano non serve. Per rimuovere l'attacco rapido SDS dal mandrino nuovo useremo una chiave da 17. Allora, per installare il nuovo mandrino praticamente dobbiamo fare il procedimento inverso, quindi lo andremo ad avvitare in questo modo. Poi andremo a pigiare il pulsante evidenziato dalla freccia gialla che serve per bloccare l'albero motore. Eccolo qua, questo è il pulsante. E poi con la mano destra andremo a stringere il mandrino. Adesso non ci resta che aprire tutto il mandrino e bloccarlo definitivamente mettendo la vite di fissaggio. È chiaro che per serrare la vite questa volta dobbiamo girare il cacciavite in senso antiorario. Ora vi metto una freccia gialla per farvi capire meglio. Eccola qua. Per stringere bene utilizzate sempre il pulsante per bloccare l'albero. Dovete sapere che alcuni trapani spesso non hanno il pulsante per bloccare il mandrino. Allora, per fermarlo dobbiamo usare una chiave da 17. Ecco, questo è il trapano. Prenderemo la chiave e la andremo a inserire in questo spazio. In questo modo. Molto semplice. Ci sono altri trapani come questo che ora vi mostro, eccolo qua, dove la chiave va applicata direttamente sulla punta del mandrino, ecco, in questo punto qua. Quindi prenderemo la chiave e la metteremo in questo modo.
Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima. Vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!